Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG di Cron TV, sequestro preventivo di circa 180.000 euro nei confronti di un cardiologo classe 67 in servizio all'ospedale maggiore di Crema, indagato per peculato e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. È l'operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza di Crema e Servizio. La Guardia di Finanza di Crema, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cremona, ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di circa 180.000 euro nei confronti di un cardiologo classe 67 in servizio all'ospedale maggiore di Crema, indagato per peculato e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. I militari hanno accertato, in seguito all'acquisizione di ampia documentazione e alla testimonianza di oltre 120 pazienti interrogati, come il cardiologo, pur percependo 1.000 euro mensili extra stipendio come indennità accessorie legate al contratto con l'ospedale, dal 2005 al 2016 abbia effettuato visite private in violazione del regime di esclusività con l'ente pubblico, aggirando la struttura ospedaliera e percependo un compenso in nero oscillante tra gli 80 e 100 euro a visita. Non solo, il cardiologo visitava i pazienti utilizzando i locali e i macchinari dell'ospedale. Per il medico ora è scattata la misura cautelare del sequestro di un importo costituito dalla somma di tutte le indennità accessorie percepite illegittimamente negli 11 anni indagati. Al medico inoltre è stato notificato l'avviso di garanzia e verrà segnalato alla Corte dei Conti per il danno erariale procurato all'ente. Frodi informatiche a Cremona più 56% in 5 anni, dati preoccupanti che ci illustra Mauro Faverzani. Quale l'identikit degli studenti e dei laureati nelle 5 università di Cremona? Lo rivela il report appena diffuso dall'ufficio statistica della provincia, relativo ovviamente all'anno accademico appena conclusosi. In tutto gli iscritti sono 2.088, 276 in meno rispetto al 2008, 78 in meno rispetto allo scorso anno. Di loro il 63% sono maschi, il 37% femmine. Di questi solo poco più di un terzo, il 36%, risiede nel Cremonese. Il 30% viene dalle province limitrofe, in particolare Brescia, Bergamo, Lodi, Mantova, Parma, Piacenza e Pavia. Il 34% dal resto del paese. A farla da padrone la sede cremasca dell'Università degli Studi di Milano, con i suoi corsi informatici, che raccolgono il 34% degli universitari cremonesi. Segue, ma nettamente distanziata, l'Università Cattolica di Cremona col 18%. In particolare la facoltà più gettonata è quella di Scienze e Tecnologie, laurea triennale del corso di laurea in sicurezza dei sistemi delle reti informatiche, con 457 iscritti. La meno affollata invece è quella di Medicina e Chirurgia, laurea triennale in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia con 9 iscritti. L'università più rosa è la sede cremonese dell'Università degli Studi di Brescia, con una popolazione accademica femminile pari al 64%. La più maschile invece è la sede cremasca dell'Università degli Studi di Milano, con un 83% di maschi. Gli studenti stranieri iscritti nelle università cremonesi sono 65 in tutto e sono per lo più presso l'Università Cattolica, 32%. Nel 2016 si sono laureati 398 studenti in tutto, il 55% dei quali maschi e il 45% femmine, per lo più provenienti dall'Università Cattolica, al 29%, e dall'Università degli Studi di Brescia, col corso di infermieristica, 28%. Al via la rimozione dei detriti legnosi che si sono depositati nel tempo contro i piloni del ponte sul Po. La ditta che si occuperà dei lavori inizierà lunedì 28 agosto. Vediamo. Su interessamento del Comune di Cremona si è raggiunto un accordo con Rete Ferroviaria Italiana SPA per la rimozione dei detriti legnosi che si sono depositati nel tempo, in particolare dopo l'ultima piena, contro i piloni del ponte sul Po. La ditta che si occuperà dei lavori è già stata individuata e così l'asportazione definitiva dei detriti inizierà immediatamente dopo il periodo festivo agostano, indicativamente lunedì 28 agosto. La rimozione del deposito si è resa necessaria visto il notevole accumulo di materiale legnoso che preme sui piloni, impedendo il transito di detriti vari e rendendo anche pericolose in alcuni casi la navigazione delle imbarcazioni. Siamo alle notizie dall'Italia. È stato individuato, grazie ai filmati acquisiti dalla polizia, l'uomo di 42 anni, Giovanni Maggio, ritenuto responsabile di aver aggredito e colpito alla testa la sera dell'8 agosto, riducendola in fin di vita, una donna di 74 anni che era stesa su una barella nel pronto soccorso dell'ospedale di Taranto in attesa di essere sottoposta a visita medica. L'uomo si vede nelle immagini disteso su un fianco in una delle salette di attesa dopo essersi improvvisamente svegliato e dopo aver mimato ripetutamente il gesto di colpire con
violenza qualcuno, è uscito dalla stanza in cui si trovava con la mano sinistra nella tasca del suo gilet, la stessa tasca dove si è potuto ricostruire era solito occultare un cacciavite portandosi all'interno della sala in cui giaceva la donna e dalla quale poi rapidamente si è allontanato per raggiungere poi l'uscita del pronto soccorso, allontanandosi definitivamente. Nel 2008 l'uomo fu denunciato da sua moglie per un'aggressione subita proprio con un cacciavite. Il Tribunale del Riesame di Trieste ha parzialmente annullato l'ordinanza di custodia cautelare che, su ordine del GIP del capoluogo giuliano, lo scorso 27 luglio ha portato in carcere un cittadino afghano e due pakistani, profughi ospitati in strutture del capoluogo giuliano, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di soli 12 anni, ospite di una struttura residenziale cittadina. Uno dei tre è stato scarcerato, mentre gli altri due restano in carcere, anche se con motivazioni fra loro diverse. Siamo alle notizie dal mondo. Un autobus a due piani londinese è finito contro un negozio questa mattina in un quartiere sud della capitale, ferendo almeno 10 persone. Due donne sono rimaste intrappolate sul piano superiore del mezzo fino a quando i vigili del fuoco sono riusciti a liberarle. Le immagini dell'incidente che circolano sui social mostrano l'autobus sul marciapiede contro la vetrina in frantumi del negozio nel quartiere di Lavender Hill. L'autista del mezzo è tra i feriti ed è stato trasportato in ospedale. Le indagini sono in corso. Ancora ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di Lille, il 36enne sospettato di aver travolto ieri sei militari dell'operazione antiterrorismo Sentinel alle Valois Perret, alle porte di Parigi. Le condizioni di salute di Amu Bellatresh, questo è il nome del presunto assalitore, non consentono ancora di interrogarlo. Ieri, nel rocambolesco arresto, intorno alle 13.30 sull'autostrada 16 tra Boulogne-sur-Mer e Calais, l'uomo in fuga a bordo di un BMW presa a noleggio è stato colpito da 5 pallottole dalla polizia. L'individuo di origine algerina ma regolarmente residente in Francia non sarebbe in pericolo di vita, era ignoto agli 007. Dalle perquisizioni effettuate presso la sua casa di Sartreville nella banlieue di Parigi e in altri luoghi a lui legati non sono emersi elementi di radicalizzazione. Decisamente migliorate le condizioni invece di salute, fortunatamente, dei militari travolti, mentre riesplode in Francia la polemica sul taglio dei fondi alla difesa. Siamo allo sport. L'Unione Sportiva Cremonese comunica l'acquisizione a titolo temporaneo con opzione e contro opzione delle prestazioni sportive di Roman Maček. Roman, nato in Repubblica Ceca il 18 aprile del 97, è un centrocampista che arriva in grigio-rosso dalla Juventus. Nella scorsa stagione ha collezionato 16 presenze in Serie B con la maglia del Bari e vanta una presenza con la maglia della Nazionale Under 21 della Repubblica Ceca. E proprio la Juventus affida a Paulo Dybala il numero 10. Sarà l'attaccante argentino a indossare la prestigiosa maglia rimasta senza padrone dopo l'addio un anno fa di Paul Pogba. Il matrimonio con la numero 10, proposta dalla stessa Juventus al giocatore, conferma l'intenzione del club di puntare forte sul giocatore, sempre più al centro del progetto bianconero, a dispetto delle voci di mercato. Questa per noi era l'ultima notizia. Il TG torna come sempre domani alle 20. A tutti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.